Sì, ecco, gli diamo modo di sedersi. Strumenti del lavoro. Noi siamo particolarmente orgogliosi oggi e felicissimi di avere qui con noi Lilli Gruber. Grazie per aver accettato il nostro invito. Certo. E soprattutto una donna che è un esempio per tutti noi, soprattutto per questa libreria che è per il 90% al femminile. Noi maschi l'abbiamo messi un po' così di lato, sono pochissimi, bravissimi ma pochi, quindi noi siamo quasi tutte donne che lavoriamo qua, ecco. Quindi ci fa altrettanto piacere averla qui oggi. Oggi per presentare il suo nuovo lavoro, Inganno, il suo nuovo romanzo, in cui ci racconta delle sue terre, della storia d'Italia, della storia d'Europa, perché tutto poi è collegato con dei grandissimi personaggi. Con lei c'è Mirella Servi, docente di letteratura italiana, lo dico per prima cosa, di letteratura italiana. Sapienza, oltre ad essere saggista, giornalista, e quindi ci accompagna proprio per questa grande passione anche che le unisce della storia in questa presentazione. Grazie. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua per parlare di Inganno di Lilli Gruber. È il terzo libro di una trilogia dedicata al Sud Tirolo e io butto già subito la prima domanda, non ti distrarre, ce ne sarà un quarto, ma dopo tu rispondi a tutto. Allora, no, scherzo, è il terzo libro di una trilogia dedicata a una parte della nostra storia, una parte molto ma molto importante. Il libro, devo dire, lo dico subito, è un libro molto bello che si legge benissimo, che è molto appassionante per due motivi. Primo, per i personaggi che Lilli inventa. E sono, come dire, sono dei giovani quelli che ci appassionano di più, che si chiamano Max, Peter, e poi c'è anche Clara, una giovane donna molto ambigua. E poi devo dire che c'è un quarto personaggio che a me è piaciuto molto e mi sono un po' identificata con le angosce, con le paure di questo personaggio che si chiama Catarina, che è la mamma di Peter. Allora dicevo, da una parte ci sono questi personaggi che Lilli inventa, dall'altra c'è il suo stile, lo stile di Lilli che voi tutti conoscete, che è lo stile della giornalista. E lei, per capire meglio questa storia di questo, diciamo, chiamiamolo così, pezzo di terra a cui Lilli appartiene, cioè del Sud Tirolo, ha intervistato personaggi molto importanti, come il presidente emerito, Giorgio Napolitano, oppure come il filosofo Massimo Cacciari. Quindi il suo libro è un libro che appartiene al genere che oggi si chiamerebbe, lo chiamano così, non fiction, cioè una via di mezzo tra il racconto, il reportage e la storia vera. Il libro prende le mosse dalla fine degli anni 50 e da quella serie di attentati che, come dire, furono i primi attentati dell'Italia democratica e repubblicana e che crearono un grandissimo sconcerto non solo nell'opinione pubblica italiana ma in tutta Europa, e dietro a questi attentati si nasconde una rete di misteri e di inganni. Devo dire che io adesso non voglio raccontare bene quali sono questi misteri e questi inganni per non rovinarvi la lettura. Vi
però vi posso dire che di un segmento di questa storia io stessa, dico io stessa perché me ne sono anche occupata, non ero a conoscenza e quindi mi è piaciuto molto venire a scoprirlo dal libro di Lilli. C'è un altro personaggio che mi ha affascinato molto e che è un poliziotto italiano che si chiama Umberto. Io butto sul terreno un po' di, come dire, di questioni e che a me ricorda molto un poliziotto esistito realmente che si chiamava Federico Umberto D'Amato. Umberto è Umberto, chissà se è lui oppure no. Lilli me lo dovrà dire, è un poliziotto dalla vita avventurosa, un poliziotto che nel dopoguerra è stato, come dire, nella P2 con Licio Gella e poi è stato all'origine di molte trame, di molte storie, come dire, di cui forse ancora oggi non si è chiarito bene, non si sono chiariti tutti i lati oscuri. Questo suo poliziotto si chiama Umberto e questo poliziotto a cui faccio io riferimento si chiama Umberto pure lui, ma magari non è lo stesso. Vi dicevo perché mi è piaciuto molto questo libro, mi è piaciuto dunque per questi personaggi su cui poi tornerò e mi è piaciuto, lo dico per usare una, come dire, un'immagine che era cara ad Umberto Eco, perché quando un libro di narrativa è molto bello ed è molto ricco, assomiglia un po' a una torta a mille foglie. Ve lo dico a quest'ora che quasi siamo vicini all'ora di pranzo e quindi il parallelo credo che sia piuttosto stimolante, anche se si tratta di un dolce. Perché torta a mille foglie? Perché appunto il libro di Lilli, come appunto i libri di narrativa ben fatti, hanno al loro interno, diciamo così, molta crema o comunque hanno al loro interno molti ma molti strati. Allora, uno di questi strati, vi dicevo, sono questi personaggi, questi giovani che si chiamano Max, Peter e Clara. Sono molto affascinanti perché sono dei giovani che, diciamo così, si battono per quella che ritengono una causa giusta, cioè l'annessione del Sud Tirolo all'Austria, al Nord Tirolo, e comunque non possiamo ascriverli a una parte politica, almeno per come ho letto io il libro, ma hanno un'idealità che perseguono fortemente. Vorrei ricordare a Lilli che questi giovani operano tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, che gli anni 60 sono come dire, il decennio dei giovani, perché negli anni 60 c'è proprio il risveglio dei giovani, che poi le riviste per i giovani, la musica per i giovani, tutto per i giovani, che poi culminerà nel 68. Questi sono personaggi di invenzione, molti altri sono personaggi veri, e volevo appunto chiedere a Lilli cosa c'è in questi giovani spinti, suoi giovani da lei inventati e spinti da una forte idealità, cosa c'è appunto dei giovani che poi diventeranno quelli del 68? Magari non c'è niente, però sentiremo Lilli. Poi, secondo punto di questa, diciamo, secondo strato di questa nostra ricca e golosa torta, il secondo strato, vi dicevo, è il contesto storico. Abbiamo il contesto storico la questione, difficilissima anche da risolvere, del Sud Tirolo, che prima sotto il fascismo era stato violentemente e ferocemente italianizzato, tanto che quando sono arrivati i nazisti, diciamo, erano stati addirittura applauditi come liberatori, poi magari si erano dovuti ricredere ed erano sorte anche le brigate partigiane per liberare proprio il Tirolo, per liberare questa terra appunto dall'oppressione nazista, e ci sono molti martiri, però poi negli anni all'inizio nell'Italia democratica e repubblicana la questione non sembra risolta, perché per esempio una delle questioni che Lilli pone, diciamo, sul tavolo è quella proprio dell'immigrazione, della forte immigrazione che il governo italiano sembra voler favorire in queste terre, a cui i sud tirolesi si oppongono per vari... Non possiamo non vedere in questo libro, che lo ripeto è così ricco di
come vi posso dire, di suggestioni, di stimoli e di interessi, non vedere gli echi di un dibattito per noi molto ma molto attuale, che è quello del sovranismo, su cui per esempio intervengono sia Giorgio Napolitano che Massimo Cacciari nelle domande che Lilli loro pone. Per esempio Giorgio Napolitano dice in epoca di guerra fredda abbiamo dimenticato abbiamo rimosso, messo da parte ogni tematica che riguardasse l'identità nazionale. Vi ricordate che i comitati di liberazione nazista, e che poi alla fine della seconda guerra mondiale, come dire, furono cancellati e messi da parte, e il mondo, temendo anche una terza guerra mondiale, era diviso in due: da una parte c'era l'est e dall'altra c'era l'ovest. Quindi il tema della nazione, diciamo così, che oggi si pone fortemente, è il tema del sovranismo. E quindi questo libro ci pone il tema appunto dell'identità, che Lilli, tra l'altro, e questo qui arriviamo a una domanda, diciamo, di tipo personale a Lilli, che racconta come lei, essendo vissuta in quelle terre, avendo vissuto sulla propria pelle da ragazzina queste tematiche, ha vissuto però in una famiglia in cui non si divideva mai con l'accetta gli italiani e i tedeschi, le lingue, la cultura, ma si cercava di capire e di fare un melting pot, si cercava di fare appunto un mix di culture da cui si dovesse trarre il meglio di tutto. E infatti Lilli, possiamo dire che dalle sue due culture ha tirato fuori il meglio, e credo che nel libro alla fine lei, proprio raccontando questa storia che vi dicevo, poi ci sono molti intrighi, e non vi ho detto che gli intrighi sono tra ex nazisti, che in questa terra sono molto attivi e molto, molto forti, e c'è anche una componente, ci sono anche gli americani che cercano di fare barriera proprio in questo fazzoletto di terra a una possibile occupazione o comunque prepotenza che viene dall'Unione Sovietica. Queste sono appunto le varie forze in campo: gli ex nazisti, ex fascisti, poi ci sono gli americani, poi ci sono i sud tirolesi, ci sono poi quelli che hanno un'immagine, un nazionalismo spinto, e quelli invece che vogliono, come dire, un riequilibrio in nome di una giusta identità. Eccoci qui, questi sono gli inganni. La parola a Lilli Gruber, grazie. Grazie Mirella, una presentazione perfetta, non saprei raccontarvelo meglio di quanto lo abbia fatto adesso Mirella il mio libro. Cercherò di rispondere ad alcune delle tue domande e di dare qualche altro spunto di riflessione che magari ci farà poi anche discutere quando, se avete voglia dopo, insomma, siamo disponibili per le vostre domande. Allora, io negli anni 60, sono nata nel 1957, negli anni 60 quindi ero una bimbetta. Quando avevo 5 anni mio padre ha trasferito la sua azienda a Verona, e quindi mi sono ritrovata in terra italianissima insieme ai miei fratelli, e io non sapevo una parola d'italiano, ma siccome io vengo da una cultura un po' austro-ungarica e da un'educazione un po' prussiana, allora non è che si facessero tante storie. Sono andata in prima elementare, non capivo praticamente niente, e i miei genitori pensavano: vabbè, questa bimbina imparerà. Ho imparato, evidentemente, anche un po' facendo anche un po' fatica, perché vi racconto questo dato autobiografico, perché in realtà io sono cresciuta all'insegna della diversità. Io ero vista come quella diversa,
la porca tedesca, perché poi insomma, la seconda guerra mondiale non era così lontana. Negli anni 60 in Sud Tirolo scoppiavano le bombe, cadevano i tralicci, c'erano i terroristi, come li chiamava lo Stato italiano, i combattenti per la libertà, come li chiamavano i sudtirolesi, e quindi diciamo che non è stato facile, però sicuramente questo è quello che mi ha insegnato a diffidare dei nazionalismi, l'ho mai capito naturalmente un po' tardi, e mi ha insegnato e costretto anche a fare costantemente una sintesi tra culture diverse, lingue diverse, opinioni diverse, situazioni diverse, perché qui sono cresciuta quindi bilingue, quadrilingue, ho sposato poi più tardi un francese, insomma io sono una sorella europea da tanti anni, da tempi non sospetti, per quello che di questo magari alla fine parliamo anche un attimo in vista delle elezioni delle europee, sono adesso così preoccupata per i destini della nostra Europa. Allora, è il terzo della trilogia di famiglia, questo libro, dopo Eredità e dopo Tempesta, ed è un libro che è un po' un misto, come diceva Mirella, Severnini lo ha chiamato un libro fictionage, nel senso che c'è la fiction più il reportage. Ho utilizzato di più questa volta la finzione, inventando appunto personaggi come questi tre giovani, come Umberto, adesso entrerò anche un attimo nel dettaglio dei vari personaggi, perché volevo anche immedesimarmi io e consentire anche al lettore di immedesimarsi di più anche negli aspetti più personali, più umani di un'avventura e di una fase storica molto complicata e molto difficile come quella degli anni 60, degli anni delle bombe, del terrorismo. Era la prima volta che lo Stato italiano, la Nuova Repubblica, si doveva confrontare con un fenomeno chiamato terrorismo, ed erano questi sudtirolesi animati per lo più da forte idealismo, chiedevano il ritorno del Sudtirolo all'Austria, quando in realtà il confine del Brennero era... Non, dopo il 1918 non è stato mai più messo in discussione seriamente innanzitutto dalle potenze vincitrici delle due guerre. E diciamo che, come sempre, quando ho cominciato a scavare un po' di più negli archivi, alcuni archivi anche non ancora a disposizione dei giornalisti, la realtà che sta dietro a quello che ci appare è molto molto diversa. E quindi ho scoperto, per esempio, che come sempre questo piccolo fazzoletto di terra chiamato Alto Adige mi apriva delle finestre importantissime non solo sull'Italia ma sul resto dell'Europa e sul mondo, perché tutti gli avvenimenti di cui io parlo si svolgono durante la Guerra Fredda. E all'inizio della Guerra Fredda, negli anni 60, non dimentichiamoci che noi occidentali eravamo convinti che i sovietici ci avrebbero prima o poi invaso, in particolare l'Italia, anche perché l'Italia aveva il partito comunista più forte dell'Occidente, insieme a una serie di altre questioni geografiche e geopolitiche, per cui il confine del Brennero diventava ancora una volta cruciale, una frontiera fondamentale, perché i sovietici o entravano da lì, passando come nel burro attraverso un'Austria diventata di nuovo sovrana nel 1955 ma neutrale, oppure attraverso le frontiere orientali. Perché vi racconto questo? Perché era fondamentale per gli americani, e anche per gli italiani, ma soprattutto per gli americani, securizzare quel fazzoletto di terra, quindi militarizzarlo. Allora, questi terroristi venivano bene in quel momento, perché sì, e infatti anche, ma è poco raccontato anche nello stesso Sud Tirolo, no? Perché gli americani avevano gli inglesi, ma in particolare gli americani, voi sapete che il nostro paese, diciamo, tanto autonomo non è mai stato, tantomeno nel dopoguerra, siamo sempre stati un po' sotto tutela sicuramente degli americani,
E perché erano così interessati? Perché proprio in vista di una terribile invasione sovietica bisognava creare delle basi militari e delle basi nucleari. E anche in Alto Adige sono stati creati in particolare una zona all'inizio della Val Pusteria, la zona di Naz Chaves, dei depositi di munizioni nucleari, alla naturalmente totale insaputa della popolazione, della cittadinanza, dei politici locali, in alcuni casi anche dello stesso governo italiano. Insomma, col governo italiano gli americani avevano deciso che si sarebbero aperte alcune basi con depositi nucleari e poi però alla fine facevano un po' quello che volevano. Quindi diventava una zona molto calda il Sud Tirolo, e molto a rischio, perché tutti allora pensavano che sarebbe stata imminente una terza guerra mondiale, quindi le Alpi si sarebbero incendiate con un disastro anche nucleare che poteva naturalmente essere terribile. Allora, perché ho approfondito tutta questa storia? Perché io penso che restituire un pezzetto di memoria della mia, della nostra, della vostra storia sia fondamentale soprattutto in tempi di memoria molto breve, molto corta. E l'Alto Adige di quegli anni si è ritrovato ancora una volta ingannato, i sudtirolesi in particolare, no? Che erano stati ingannati dai nazisti che avevano promesso di difendere il loro patrimonio culturale, linguistico, i fascisti che li avevano oppressi, e qui questa è tutta una storia che racconto nei due libri precedenti, e lo Stato italiano, con insieme all'Austria, che era la potenza protettrice dei sudtirolesi, che non, negli anni del dopoguerra, non aveva nessuna intenzione di rispettare gli accordi internazionali che davano all'Alto Adige, alla provincia di Bolzano, una forte autonomia, e questi erano gli accordi. E proprio perché questa autonomia non arrivava, a un certo punto alcuni hanno pensato bene che per produrre dei cambiamenti si dovesse ricorrere alla violenza. E come sempre i giovani erano quelli più infiammabili, perché erano pieni di entusiasmo, erano pieni di illusioni, erano pieni di voglia di fare. Ed ecco che racconto la storia di questi tre ragazzi, Peter, Max e Clara, che vengono da contesti sociali anche molto diversi e dove naturalmente sono storie di amore, su cui non posso entrare nel dettaglio anche perché ci sono molti colpi di scena, che però ci fanno anche capire perché i giovani sono più facili a essere radicalizzati e vengono spesso anche strumentalizzati. Gli stessi terroristi o combattenti per la libertà, se lo sapessero o meno non lo so, ma furono in realtà infiltrati abbastanza rapidamente dai servizi segreti americani, da quelli italiani. Abbiamo storie di spie, di depistaggi, e Umberto, che è un personaggio della fiction, che è un uomo dei servizi segreti, che ha un passato molto travagliato perché ha combattuto a Cefalonia, è stato dove insomma capiamo che lì ha lasciato un grande amore insieme a una serie di altre cose, cioè non voglio svelarvi troppi dettagli. C'è chi ha pensato che questo Umberto, uomo dei servizi, fosse ispirato a lui? No. C'è chi ha pensato che mi fosse ispirata a Silvano Russomanno, che in realtà era un uomo dei servizi segreti italiani coinvolto poi anche nei peggiori depistaggi. Sapete che il Sud Tirolo è visto da molti storici, il Sud Tirolo degli anni 60, come il laboratorio della strategia della tensione che avrebbe poi insanguinato per decenni il nostro paese. In effetti è stato così, perché scavando e leggendo le carte degli archivi, per esempio, ho scoperto che la famosa notte dei fuochi nel giugno del 61, quindi la prima forte o grande ondata di attacchi dei terroristi, in cui
forse qualcuno di voi se lo ricorderà, sono caduti decine e decine di tralicci e c'è stata una vittima per errore, perché quello che anche i testimoni che ancora vivono, che ho intervistato, quindi i terroristi di allora ti dicono ancora oggi, è che loro non volevano fare vittime. Io poi so e penso che quando si maneggiano dinamite, materiale esplosivo, insomma devi mettere nel conto che ci può scappare anche qualche vittima. Le vittime poi sono arrivate, e sono arrivate dopo il 64, quando però il movimento irredentista sul tirolese era infiltrato già dai neonazi, dai neonazisti tedeschi, austriaci, e anche dai neofascisti italiani, dai servizi segreti italiani depistati, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che la storia è diventata più grande di loro e gli è sfuggita di mano, nessuno riusciva più a capire bene chi dirigeva le danze. E quindi troverete in questo libro tanti riferimenti alla storia, a parte della storia italiana, tante Malca nel 1964. E vi raccontavo che appunto la prima grande ondata è del 61 e ho scoperto che i servizi segreti italiani e anche quelli austriaci sapevano che i terroristi stavano progettando un grande colpo, ma nessuno li ha fermati. Quindi perché nessuno li ha fermati? Perché a qualcheduno evidentemente faceva comodo che quel fazzoletto di terra entrasse in una fase di caos e quindi dovesse essere rapidamente normalizzato. Ed ecco che allora si parlò di invasione di forze dell'ordine e di soldati italiani, più di 20.000 vennero mandati in Alto Adige e a quel punto la zona era militarizzata, che era quello che volevano gli americani per dislocare lì le loro armi e anche munizioni nucleari, e gli italiani che volevano naturalmente controllare per filo e per segno una terra ritenuta sempre e da sempre una terra ribelle. Che cos'altro posso raccontare di questo mille foglie? Che l'attualità, gli riferimenti che Mirella ha fatto con l'attualità. L'identità nazionale. Ecco, io sono una persona che è cresciuta con il confine dentro, perché come vi ho raccontato prima, insomma, sì, io sapevo da dove venivo, quali erano le mie radici, e i miei genitori ci hanno sempre detto: dovete sapere da dove venite per poter andare fuori, tanto di identità, sapere chi siamo e da dove veniamo. E però questo non deve necessariamente significare reclusione, diffidenza verso chi è diverso da noi. Al contrario, può, e io in fondo sono una prova vivente, no? Che può significare esattamente il contrario, si può difendere la propria identità senza escludere l'altro. Io credo che questo oggi sia un nocciolo fondamentale, che poi si mescola con, e non è, diciamo, dirlo così sembra semplice, ovviamente semplice non è, pensiamo solo a quanto il tema dell'immigrazione sia diventato ormai anche nel nostro paese il punto centrale per vincere o perdere delle elezioni. Però appunto si può essere una nazione, si può avere una forte identità senza essere nazionalisti. Quando io ero bambina gli stessi parenti stretti, i miei cugini, i miei zii, erano molto nazionalisti, erano molto filo su Tirolo, filo autonomia, magari appunto volevano tornare sotto l'Austria, perché solo così si tornava a casa propria e si vedevano tutelati la propria lingua, la propria cultura, la propria tradizione. I miei genitori per fortuna
rispetto agli altri diversi da noi, anche perché sennò sapete che noia. E comunque dopo il 64 in Sud Tirolo tutto è cambiato, proprio perché tutto è stato infiltrato, proprio perché i giochi a quel punto sono stati decisamente organizzati e decisi da altri. Io sarei disponibile per le vostre domande. Posso aggiungere una cosa, perché volevo leggere una frase di Cacciari che mi sembra che apre, poi se io leggo questa frase poi siamo qui fino a mezzanotte, però io la leggo lo stesso. No, però magari qualcuno ha delle curiosità o delle riflessioni. No, perché è molto urticante, direi. Cacciari intervistato ovviamente da Lilli, no? E siccome Cacciari è stato, quando c'erano questi avvenimenti, un operaista, quindi un marxista operaista, lui credeva soprattutto nell'internazionalismo e quindi diciamo disprezzava moltissimo il nazionalismo. E quindi dice, però, dice Cacciari, facendo autocritica, non si è saputo comprendere come il momento dell'identità sia probabilmente un elemento connaturato alla mente, alla psiche, alla struttura al limite ontologica. Con il senno di poi è stato un errore, non so se necessario. E quindi per Cacciari, diciamo oggi, appunto parlando proprio del sovranismo, il fatto di non aver riconosciuto, diciamo, quella situazione che Lilli racconta, questo lo dice Cacciari, crea anche degli impasse nella nostra epoca. Questo mi sembrava una cosa che era bello ricordare. Sì, che poi parliamo tanto appunto di sovranismo, che è nazionalismo, no? Perché se no facciamo, ma questo è, oggi lo chiamiamo neonazionalismo, ma insomma questo è, non è tanto diverso. Poi è molto interessante come anche oggi forze che sono al governo, come per esempio la Lega di Salvini, ci spieghino che l'Europa così non va, prima ci hanno detto anche i 5 Stelle bisogna uscire dall'euro, poi no, non usciamo più dall'euro, poi usciamo dall'Europa, no, non usciamo più dall'Unione Europea, ma ci alleiamo con i sovranisti degli altri paesi, quindi i nazionalisti che sono oggi soprattutto i paesi dell'ex blocco comunista, che sono gli ungheresi, gli slovacchi, i polacchi, eccetera, eccetera. L'Austria, ma come dimostrano questi giorni di grande tensione sulla nostra manovra economica, che l'Europa fa fatica ad accettare perché non abbiamo rispettato i patti, quelli che dovevano essere i nostri amici, cioè la destra estrema austriaca oggi al potere, non ha detto sì, concediamo qualcosa di più all'Italia. No, sono stati i primi a dire gli italiani devono rispettare le regole, anche quelle del budget. Questo solo per dirvi che se ognuno difende il proprio orticello, diventa un po' complicato, e soprattutto l'alternativa a questa Unione Europea che è stata costruita con grande fatica, anche con errori, e che sicuramente va aggiustata questa Unione Europea, ma ricordiamoci sempre che è stata lo strumento politico e economico che ha garantito la pace nel vecchio continente per più di 70 anni, cosa che non si era mai vista in Europa, che ha garantito anche molto benessere. Qual è l'alternativa se distruggiamo tutto questo? Magari voi avete una risposta, io non ce l'ho. No, facciamo intervenire prima le signore, prima le ragazze. Volevo sapere se c'è differenza tra nazionalismo e patriottismo. Bella domanda, hai detto che bella domanda. Noi in Sud Tirolo, in tedesco, abbiamo questa parola che vuol dire Heimat. E Heimat è un po' un miscuglio tra patria e una cosa più intima di dove ti senti a casa, dove è il tuo focolare domestico interno. Quindi io
Non lo so, perché io non sento patriottica. No, nemmeno io. Io non ho, quando mi chiedono, io ho passato una vita intera a rispondere alla domanda, ma lei si sente più italiana o tedesca? Ma tu sogni in lingua tedesca o in italiano? Tutte queste cose qui. In realtà, quando si cresce, diciamo, con più lingue, più culture, è un bel misciotto, per cui insomma, per dire, però, sogno in tutte le lingue a seconda delle persone che ritrovo e che uso per i miei viaggi onirici, per cui può essere anche un sogno in inglese o se sogno i miei parenti in tedesco, mi sento sudtirolese, sì, sono una sudtirolese, lì ho le radici. Ho un passaporto italiano e poi soprattutto io mi sento una cittadina europea. Quindi per me la parola patriottismo significa poco in realtà, per me personalmente. Beh, vuoi dire una cosa? No, perché l'idea di nazione nasce nell'Ottocento con il romanticismo, quindi ci sono l'idea forte degli stati nazionali, poi l'idea di patria viene pompata dal fascismo e non è così, però come dicevo io, per esempio, i partigiani si riuniscono nei comitati di liberazione nazionale. Quindi la nazione, diciamo, è quella che nasce nell'Ottocento con un'accezione molto positiva e poi viene dimenticata nel secolo della Guerra Fredda. Allora, 1, 2, 3... Deve tenere il microfono così, se no non la sentiamo. Buongiorno. Vicino alla bocca. Volevo intanto ringraziare perché i libri per me sono stati... Più vicino, se no non la sentiamo. Sono stati avvincenti, bellissimi, mi hanno fatto scoprire delle cose del Sud Tirolo dove molto, come molti, insomma, andiamo in vacanza l'estate, no? E godiamo di questa terra bellissima che gli sudtirolesi amano moltissimo. E quindi penso che questo forse dovremmo imparare dai sudtirolesi, noi forse, io mi sento così, perché veramente hanno una cura e un rispetto per la loro terra che io gli ammiro molto. Poi volevo dire che mi ha colpito moltissimo la figura di Alexander Lange, che per il tema proprio della valorizzazione dell'identità nazionale, ma allo stesso tempo anche la... Allora, Alexander Langer, mi scusi che lo dico, che non tutti ovviamente lo conoscono, è stato il leader carismatico dei Verdi sudtirolesi in anni molto importanti e poi è finito tragicamente perché a un certo punto si è tolto la vita. Prego. Sì, ma ho letto di lui che fin da ragazzo ha molto curato il rapporto culturale anche proprio di... culturale tra i suoi coetanei, tutti tirolesi, di cui di tradizione molto germanica, e gli italiani. Certo. Lui era di Militeno, ha studiato appunto nel Sud Tirolo, tra l'altro ha studiato in una scuola, mi pare, italiana, e veniva da una famiglia mista. Domanda? La domanda, più che una domanda, era una proposta di riflessione anche questa, no? Cioè queste esperienze personali, queste vite particolari, che forse dovrebbero aiutarci a capire meglio, insomma, dove vogliamo andare, a difendere la nostra identità personale, ma nello stesso tempo anche a andare verso gli altri, ecco, verso chi, diciamo, è diverso. Magari ne raccogliamo un po' di... Allora, prego. Aspetta qua. Mi dite anche il nome. Io mi chiamo Ornella, salve. Non è la prima volta che ci incontriamo perché ho avuto la fortuna di conoscerla con Carlo Benedetti anni fa per le elezioni europee. Mi ricordo che venne a applaudirla, c'era anche Michele Santoro, era un bel momento. Carlo mi ha insegnato molto, purtroppo nel 2011 ci ha lasciato, però la sua testimonianza di giornalismo, Carlo è stato, il signor Benedetti è stato redattore dell'Unità, ha lavorato in Russia, è stato direttore di Rinascita, e quella generazione di giornalisti ci ha anche un po' formato a sviluppare un senso critico e mai, diciamo, di assoluta appartenenza, cioè con un po' di ironia. Secondo lei, per dirla come la direbbe lei, per i giovani che sono abituati un po' ad esprimersi con i cellulari, con i Twitter, a far gruppo e a sembrare di simpatizzare un po'
tanti nuovi movimenti politici. Ho avuto modo di vederlo alla manifestazione al Campidoglio, dove in effetti di giovani non ce n'erano tantissimi, forse per l'orario. Mi sono posta questa domanda: secondo lei il fatto che i giovani sono poco, ci sono pochi in piazza, mi sembra che questo fervore oggi non ci sia più? Lei prima diceva i giovani si appassionano subito, mi sembra che sia un po' datata. Secondo lei è un bene, come direbbe lei, o un male che forse i giovani adesso si esprimono con il cellulare? Grazie. E forse ne prendiamo un'altra, così dopo. No. C'era il signore? No, aspetta, no, c'è una fila. Sì, è vero che c'era anche l'altro signore che forse ormai se n'è andato, no? Ah, eccola, prego, mi dice il suo nome? Rastrelli, siriano. Il governo austriaco recentemente ha lanciato un opo ostile sulle popolazioni che loro definiscono sudtirolesi, altoatesine, comunque quelle di cui stiamo parlando, con l'offerta gratuita del passaporto, eccetera. Non deve sorprendere, credo, i governi di destra sono sempre più orientati a politiche muscolari nei rapporti tra stati, quindi non ci deve sorprendere. La domanda è: ci può portare di nuovo questo, visto che la destra sta anche di qua ora, ci può portare di nuovo a un confronto muscolare, a vedere di nuovo tra le ci saltare per aria? Grazie. Grazie. Prego. Sì, andiamo. Bene, io non faccio. Come si chiama lei? Io mi chiamo Mario. Mario. Non Caio Mario, ma Mario. Mario, prego. Senta, io non faccio domande non perché sia un superbo, ma perché voglio condividere con lei proprio quello che lei ha detto. Se lo vuol condividere con tutti deve mettere il microfono più vicino alla bocca. Grazie. Io vicino di questo. Tutti siamo nati in un posto e poi ci troviamo qui a Roma, anche io. Quindi io sono con simpatia, vedo questo fenomeno. Lei ricorda la sua origine, non ne fa però una clava per staccare la testa agli altri. Sono d'accordo con questo. Un'altra cosa che volevo dirle brevemente, perché non voglio togliere tempo agli altri. Che ne pensa lei di un maresciallo dei carabinieri, comandante una stazione di carabinieri che era alto a Tesino? Era una sintesi bella. Io per ragioni professionali ho conosciuto. Ma non ho capito bene questa domanda. In che senso? Ho detto, che ne pensa lei di un maresciallo dei carabinieri alto a Tesino? Ah, quindi cioè un sudtirolese, uno di lingua tedesca che lavora nei carabinieri, in questo. Era maresciallo dei carabinieri, io ho conosciuto il maresciallo dei carabinieri, okay, che comandava una stazione dei carabinieri. Era la sintesi di quello che lei ha detto. Ok, ora ho capito. Allora ancora la signora e poi rispondo rapidamente e poi facciamo un altro giro. Un attimo. Buongiorno, io mi chiamo Margherita. Secondo me la differenza sta nella bandiera, perché la bandiera siamo noi. Perciò questa è essere le radici. Però poi bisogna rispettare pure altre cose. Questa è apertura. Mentre l'altra parte è più scura, perché si tende a essere, cioè il potere, la voglia di prevaricare. Questo è il mio pensiero, ma non so se sia giusto o meno. Questo è il mio pensiero, la ringrazio. Grazie a lei. Allora, incomincio dal Sud Tirolo tanto amato e tanto rispettato. Sì, signora, è vero, chi di voi conosce l'Alto Adige perché ci va in vacanza o per mille altri motivi, avrà visto che è una provincia dove c'è un grandissimo rispetto dell'ambiente, del territorio, che viene tutelato e preservato quasi in modo maniacale, perché
questo, un po' perché fa parte della, della cultura austro-ungarica, un po' perché i sudtirolesi hanno capito ancora molto molto tempo fa che ogni centimetro quadrato di territorio valeva oro in una provincia così piccola e così bella e con un potenziale così forte, tant'è che oggi lì si producono tra i migliori vini non solo italiani, la frutta, cioè. Quindi sì, dovremmo imparare qualche cosa dall'Alto Adige, da come gli altoatesini proteggono il loro territorio, e ogni sudtirolese pensa che quel pezzetto di terra sia anche suo. Sapete la cosa che mi colpisce di più quando io vado quasi tutti i giorni nel parco di Villa Borghese, che non è lontano da casa, a fare le mie attività sportive? E devo dire, a parte il degrado di questi ultimi anni, non apro questo capitolo perché sennò mi verrebbe veramente da piangere, ma diciamo al di là dell'inettitudine della sindaca di Roma, c'è anche da dire, sì, perché io penso che sia una inetta, una incapace, al di là di questo c'è da dire però a sua difesa che anche noi cittadini però siamo dei bifolchi, perché quello che io trovo in questo parco di Villa Borghese non vi posso dire, e quello non è la Raggi che butta per terra le carte, le plastiche, le bottigliette, cioè, è veramente una cosa da incivili. Ecco, in Sud Tirolo questo non avverrebbe mai, perché ognuno pensa che l'aria che si respira è anche sua, dei suoi figli, delle generazioni a venire, che l'albero che viene curato è anche un po' suo. Ecco, io non ho mai capito questo, perché quando la gente lascia, dico una sciocchezza, che può sembrare una sciocchezza, lascia il motore acceso in inverno per riscaldare l'auto, in estate per avere il freddo all'interno dell'auto, non pensa che quel motore inquina anche l'aria che respirano i suoi figli? Perché non si pensa? Il mare, quanto, non lo so, per me è incomprensibile. Quindi io su queste cose mi incazzo, scusate il mio francese, e faccio anche delle cose che rischiose, perché io per esempio ogni tanto mi fermo e molto gentilmente magari dico a quello che sta col motore acceso da mezz'ora: per cortesia, potrebbe spegnere il suo motore che inquina anche l'aria sua, dei suoi figli? E poi è proibito per legge tenere il motore acceso. Beh, la maggior parte dei volte, e io lo dico in modo molto gentile, mi mandano a quel paese. Comunque, chiudo la parentesi: Alex Langer, leader politico storico dei Verdi in Sud Tirolo, è stata una figura importantissima. Perché? Perché è stato un uomo ponte, è stato un uomo che invece di costruire dei muri e innalzare delle barriere tra italiani e tedeschi in Alto Adige, costruiva dei ponti. Ecco, e io sono in generale, in assoluto anzi, direi, a favore di coloro che costruiscono ponti, non di quelli che innalzano i muri. Non abbiamo bisogno di nuovi muri, abbiamo bisogno di nuovi ponti che ci uniscano, che ci rendano, che ci faccia capire di più di chi sta dall'altra parte. Ornella, allora i giovani sono poco coinvolti, ma guardi, io non penso che i giovani oggi siano poco coinvolti, hanno priorità diverse di quando eravamo giovani noi, ovviamente, hanno strumenti di comunicazione molto diversi, quindi li vediamo meno nelle manifestazioni di piazza, però io non credo che sia vero che i giovani sono demotivati, dipende anche lì, ci sono, io lo vedo, io non ho figli, mia sorella ha due ragazzi che adesso hanno 27-30 anni, ma li vedo invece molto, molto concentrati su alcune priorità. Una di queste per esempio è la tutela e il rispetto dell'ambiente, sono le battaglie contro il surriscaldamento del pianeta, sono le battaglie per non innalzare nuovi muri. Quindi
hanno un modo diverso di comunicare, quindi la tecnologia di per sé non è buona o cattiva. La tecnologia è buona, dipende da come la usi. Lo dico una banalità, ma è bene ricordarselo, perché sennò pensiamo che sia tutto colpa di internet, del cellulare, del fatto che credo che sia più preoccupante che oggi i ragazzi, quindi non parlo degli adolescenti, parlo anche di ragazzi più piccoli, che non si insegni loro per tempo a utilizzare questi nuovi strumenti di comunicazione, a sapere quali sono i rischi e le opportunità, perché avere accesso ai social network, pensare di essere connessi con tutti 24 ore su 24, è una cosa che può essere positiva ma può essere anche molto dannosa, quindi bisognerebbe educare i nostri ragazzi all'utilizzo di questi nuovi strumenti. Austria, un'OPA ostile, lei ha detto un'OPA ostile dell'Austria perché hanno proposto questo governo di destra, destra estrema, il doppio passaporto. Io per esempio le dico, naturalmente il doppio passaporto verrebbe dato solo ai sudtirolesi, quindi agli abitanti della provincia di Bolzano di lingua tedesca e ladina. A me personalmente non mi interessa proprio niente di avere il passaporto austriaco, cosa me ne frega a me? Ho un passaporto, potrei avere quello francese perché ho sposato un francese, e per il resto, come dicevo prima, mi sento europea, non ho bisogno del passaporto austriaco. È una provocazione di cui non si sentiva il bisogno in questo momento, in cui facciamo tutti finta o non finta, insomma, di scoprire le patrie, riscoprire la patria, eccetera, eccetera. Quindi, che questo porti a nuove tensioni o ci riporti a anni di terrorismo a livello locale, io non credo, perché anche i sudtirolesi, anche quelli più cocciuti, perché anche tra i sudtirolesi ci sono quelli cocciuti, anche tra i giovani, non è che... Ma penso che ormai è talmente... non c'è nessuno che vuole tornare all'Austria oggi in Alto Adige. Hanno ottenuto questo grazie alla lungimiranza e dei governi italiani e della dirigenza politica dei sudtirolesi, una forte autonomia che dà quindi garanzie per la lingua, le tradizioni, la cultura dei tedeschi e dei ladini che vivono in Alto Adige. In questo senso penso che l'Alto Adige sia anche un esempio, perché è un esempio di pacificazione tra gruppi etnico-linguistici diversi, di ottimi rapporti con lo Stato centrale e di una provincia a statuto autonomo aperta sul resto dell'Europa. È da tenere presente. Qui abbiamo delle interferenze. Mario, no, io non utilizzo le mie origini come una clava, e penso che un sudtirolese, quindi un cittadino di lingua tedesca che vive in Alto Adige, che guida una caserma dei carabinieri, probabilmente non ce ne sono tantissimi, adesso non conosco le cifre, ma penso che sia un esempio pratico di come in realtà ci sia una pacifica convivenza e anche un rapporto dei sudtirolesi con lo Stato italiano molto pacificato. Allora sì, bene, vuol dire che si possono conservare le proprie origini, la propria identità, senza tradire lo Stato di cui si è cittadini. La bandiera, sì, chi mi parlava prima della bandiera, io sono per la bandiera europea. Facciamo un altro giro? Buongiorno, allora io sono un ragazzo, mi chiamo Francesco. Buongiorno ragazzo Francesco, grazie. Ragazzi. Sarò breve, conciso e concettoso. Io il suo libro non l'ho letto, ma prometto che lo leggerò, perché dove sento il profumo o il lezzo della storia mi ci butto a corpo morto. Se non ho capito male, in estrema sintesi, gli accordi De Gasperi e Gruber sono stati sacrificati sugli altari, sull'altare dei giochi sporchi della Guerra Fredda. Vorrei che lei ci ricordasse il senso degli accordi De Gasperi e Gruber, che sono, se non erro, del 46, se non mi ricordo male,
qual era il senso di questi accordi e perché poi sono andati a finire così male? Ecco. No, va bene, ci sono... Signora Cooper, sì. Buongiorno, e io mi chiamo Serena. Si alza in piedi, Serena, sì. Così la vediamo. Mi chiamo Serena, sono una sua fan perché la vedo tutte le sere. Grazie. Quindi ho letto i suoi libri, il primo lo trovo della trilogia veramente splendido, con la nonna rosa e va bene. Mi sono piaciuti molto. Grazie. Tutti quanti. Però quello che io ho nel cuore, conoscendo lei anche come donna, come femminista, come persona schierata, mi ricordo sempre molto volentieri quello delle donne islamiche, quello del 2007. E io quando l'ho letto veramente si è aperto un mondo, tanta speranza anche per queste persone che, così diverse da noi, quindi sembrava che la rivoluzione di questi popoli potesse venire anche dalle donne colte. E invece poi è finito tutto. Ecco, io vorrei sapere se lei ha intenzione di riandare, magari dopo il riposo di questo ultimo sforzo, a rifare questo giro che ha fatto, per vedere se questa è stata tutta un'illusione perduta per queste persone, oppure pensa invece che non sia andato tutto perso. Grazie. Ci sono qui davanti, Lidia. Ho un giovane, lei rappresenta i giovani. Buongiorno. Io sono Tommaso, grazie al giovane. Allora, volevo, come ha giustamente ricordato, sul suo libro abbiamo letto un'azione diversa dove il seguito di uno ha i propri interessi. E l'Italia ha perseguito i suoi, poi la storia ha voluto che l'area del Tirolo ha riuscito. Il microfono vicino. L'area del Tirolo è riuscita a ottenere una forte autonomia, è stata una porta verso l'Europa. Abbiamo conosciuto 70 anni senza guerre e diciamo quanto ad oggi invece altre nazioni possano alimentare il sovranismo per alimentare i loro interessi nazionali che però sono in contrasto con i nostri. Quanto questo si sta sottovalutando e dove ci può portare? Qui è... C'è lei, signora? No, lei. Sì, ma... Prego. Mi chiamo Loredana, la seguo dai tempi del TG1, quindi con ammirazione da allora. E volevo rifarmi così all'attualità politica, in particolare al risveglio di cui si è parlato ultimamente del movimento femminile con le piazze, in particolare il Campidoglio e la TAV a Torino, le madamine cosiddette. Ecco, volevo sapere cosa ne pensa lei di questo nuovo fervore che parte un po' dal basso, che fa un po' meno dei partiti, no? Un po' in crisi, che viene invece a rivalutare l'associazionismo, forse la, no? Il essere così... partecipi del proprio destino in prima persona. Grazie. Allora, buongiorno, sono Francesco. Tenga il microfono vicino. Volevo porle due domande. La prima sull'Europa. L'Europa, lei pensa che non sono delle grosse remore al processo positivo di andare verso un'Europa completa, quello delle lingue diverse e quello del fatto che l'Europa sta marciando in questo momento verso l'integrazione del mercato, ma con una burocratizzazione, e questo poi è un andamento burocratico, un andamento tecnico, mentre non si è data la risposta che era quella che poteva portare avanti, cioè la formazione di una Costituzione europea. Sì. E poi una cosa non polemica, però una precisazione. Io sono un napoletano trasferito qua da 11 anni. Le buche nel mio quartiere erano molto più numerose di quelle che trovo oggi, e mi possono essere testimoni quelli fortunato che... no, è forse che sono fortunato. E poi vorrei dire, trovo che ci siano delle difficoltà alle quali non si risponde come si dovrebbe rispondere dall'attuale amministrazione, ma dalla mia esperienza penso che anche le precedenti e qualcuna molto di più
non lo abbia fatto, grazie. Ok, c'erano delle signore qui, c'era un signore lì. Allora incomincio intanto mentre la... Buongiorno, microfono vicino. Mi chiamo Luigi, ho vissuto in Alto Adige 4 anni e le volevo fare due domande. La prima, cosa vale, come valuta il comportamento della Chiesa durante il terrorismo? Della Chiesa? In particolare quella di esponenti diretti, cioè della Chiesa stessa. Faccio riferimento al vescovo di Bressanone. Seconda domanda. Gli accordi di Gasperi Gruberi, l'ha fatta anche un altro signore, quindi va bene così. Il bilinguismo è osservato o non è ancora osservato? Completamente, grazie. Non so, mi dovete dire voi, io sono qui a vostra disposizione. Volevo dire come che si chiama adesso? Maria Rita, sono figlia di una bozzanina che è nata in campo di concentramento a Linz nel 16 e quindi la mia anima sta anche a Bolzano. E niente, volevo sapere così, trovo quello che dice lei, l'apertura e la possibilità di allargare cosa che magari ogni tanto su non si trova. E volevo sapere, ma non trova che in questo momento l'Europa non fa la guerra con le bombe, i cannoni, eccetera, ma che ci sia una guerra economica in atto che ci fa soffrire? Allora, forse... Sì? Buongiorno, mi chiamo Marina. Io mi volevo riferire molto semplicemente alla differenza indubbiamente molto grande tra l'Alto Adige e Roma. Premetto immediatamente che l'attuale governo della città non mi può piacere, perché avendo visto tanti sindaci posso fare dei paragoni e veramente siamo arrivati proprio all'estremo, cioè una persona troppo giovane, non ho niente contro i giovani, e troppo leggera, diciamo, e mi fermo qua. Comunque c'è una differenza sicuramente grandissima. Allora, l'Alto Adige indubbiamente è pulito, è sistemato, però a nostra discolpa, chiamiamola così, se così si può chiamare, c'è che l'Alto Adige è molto più piccolo, non solo, ma ha residenti sempre le stesse persone. Noi dagli antichi romani abbiamo gli schiavi, quelli che vengono dall'esterno, quindi sono molto più difficile. Bisognerebbe chiedere a ognuno che lascia la carta se è di Roma o no. Va bene, ho capito il terzone che stiamo facendo. Allora. Scusi, no, sono tantissima. Stefania, cosa ne pensa degli attacchi a voi giornalisti di ogni giorno? Allora vado con ordine e poi vediamo se dipende da voi se quanta fame avete. Allora, c'erano due domande sugli accordi di Gasperi Gruber del 1946. Non sono affatto d'accordo che sono andati a finire male. No, sono andati a finire benissimo perché hanno rappresentato la base sulla quale poter costruire la forte autonomia di cui gode oggi la provincia di Bolzano. Quindi grazie anche a questi accordi è stato possibile rendere l'Alto Adige sul Tirolo una zona con una forte indipendenza e poi anche con un forte benessere. Negli anni 60 era poverissimo l'Alto Adige, no? il terrorismo nasceva anche su questo terreno di forte povertà e di forte esclusione, perché come ricordava prima Mirella, lo Stato centrale italiano continuava una opera di colonizzazione dell'Alto Adige da parte degli italiani, come avevano fatto i fascisti negli anni 20.
Serena, donne Islam, e lì apriremo tutto un altro capitolo. Le cosiddette primavere arabe non hanno di certo raggiunto i loro obiettivi, c'erano tantissime donne anche che partecipavano a queste rivolte, che chiedevano di società civile, che chiedevano più apertura, più democrazia, più diritti, eccetera eccetera. Diciamo che sono state raccontate un po' da noi fuori dal mondo, diciamo, arabo, un po' troppo enfatico, cioè la rivoluzione prodotta grazie a Twitter, non è vero niente, io non credo poi in questi racconti così stereotipati, e comunque c'erano tanti interessi dietro, che hanno poi fatto sì che sia andata a finire, quelle rivolte siano andate a finire come sono andate a finire, in alcuni casi malissimo. Se mi tornerò a occupare di queste, io tengo sempre d'occhio quel mondo perché mi interessa, perché ho lavorato tanto tempo anche in Medio Oriente, e mi sembra che per le donne insomma non sia un momento facilissimo, però insomma questo sarebbe un altro dibattito. Tommaso il giovane, allora, domanda piena di incognite. Io non so se ho la risposta alla tua domanda, se tutti questi sovranismi dove ci porteranno, tu mi hai chiesto. Abbiamo avuto 70 anni di vecchio continente senza guerre, grazie alla costruzione europea. Io diciamo, in questa fase storica, ovunque mi giri, non vedo cose rassicuranti, a cominciare dagli Stati Uniti d'America. E però ho anche un po' di speranza, perché come forse qualcuno di voi sa, perché ha seguito le elezioni di medio termine negli Stati Uniti di inizio novembre, i democratici hanno, dopo 10 anni, riconquistato la Camera, quindi the House of Representatives, per cui al Congresso Trump e i repubblicani non hanno più la maggioranza. Perché è importante? Perché questo consente intanto al famoso Mueller, che è quello che sta indagando su Trump e le sue relazioni, nella migliore ipotesi ambigui, con la Russia, nelle interferenze di Putin nelle elezioni presidenziali del 2016, che potrà continuare ad andare avanti. E avendo i democratici adesso la maggioranza alla Camera, le commissioni sono importantissime, e le commissioni a questo punto potranno riaprire tutti i capitoli che il Presidente e i repubblicani hanno cercato di chiudere. Trump già ha mille conflitti di interessi, non ha mai presentato la denuncia dei redditi, prima volta nella storia degli Stati Uniti d'America, insomma è riuscito a farla franca, tant'è che chi segue un po' i mezzi di informazione americani, inglesi, è molto nervoso in questo periodo il nostro Presidente Trump. E Trump è il simbolo, diciamo, del neosovranismo, del neonazionalismo, America first, e subito dopo abbiamo sentito anche in Italia risuonare prima l'Italia, prima gli italiani. Bene, prima gli italiani, poi però per fare cosa, per andare dove? Perché questo è sempre il punto. Per andare dove? Allora, penso che se i nazionalismi e i sovranismi continueranno a svilupparsi e moltiplicarsi, dobbiamo tutti preoccuparci, perché intorno all'esempio della mia terra, del Sud Tirolo, lì è stato possibile pacificare una terra che ne ha viste e vissute di tutti i colori, grazie al dialogo, grazie al negoziato, grazie ai compromessi. E la politica è compromesso, che ne pensino i 5 Stelle, non è una cosa negativa, perché se tutti pensiamo di fare una politica muscolare, vuol dire, uno, che non ci stiamo neanche più a sentire, due, che non ci riconosciamo neanche come partner con i quali stare seduti allo stesso tavolo, perché c'è sempre uno che ha più diritti di un altro, e questo non potrà che portarci inevitabilmente a nuovi conflitti. Prima di uscire di casa ho aperto
Io leggo sempre della stampa straniera anche il Financial Times, che nel weekend ha spesso anche delle inchieste, loro lo chiamano il big read, la lettura lunga, ed il titolo era A quando la terza guerra mondiale, ecco, non ho fatto il tempo a leggerlo, andrò a leggermelo con le dita incrociate, corna e bicorna. Poi, il risveglio femminile, devo dire che anche a me ha colpito molto questo, chiamiamolo risveglio femminile. Come sapete, le promotrici sia della manifestazione a Roma contro sì. l'amministrazione del comune, sia a Torino una manifestazione pro TAV, una manifestazione anti-immobilismo, sono state tutte donne. E questo a me fa molto piacere, soprattutto in un paese come il nostro, che ritengo ancora molto maschilista, e questo non ci piace, troppo maschilista, la politica molto troppo maschilista, soprattutto in un'epoca come questa dove vediamo in giro troppo testosterone al potere, lo posso dire, Trump è testosterone puro al potere, non ci porterà bene, guardate, le politiche muscolari di chi ce l'ha più lungo, scusate questa volgarità, non ci porterà a niente di buono. E siccome anche la politica italiana, che ha avuto a un certo punto diciamo qualche accenno di parità tra i generi, adesso vedo le donne praticamente scomparse nel potere politico italiano, a cominciare dal Partito Democratico, perché non c'è una donna tra le protagoniste e tra le aspiranti alla segreteria del Partito Democratico. E in questo faccio anche un piccolo appunto alle donne italiane: bisogna avere un po' più di coraggio, assumersi un po' più di rischi e giocarsela in prima persona. Si rischia nella vita, bisogna anche rischiare se si vuole ottenere qualche cosa, e vedo un po' poco coraggio. Poi l'Europa, lui che cosa mi aveva chiesto? Francesco, era lei napoletano che mi poneva anche il problema delle buche di Roma? Ecco, sa che cosa io direi? Fermo restando che, come vi ho detto prima, è difficile amministrare una città come questa, non penso che le precedenti amministrazioni abbiano fatto cose eccelse, penso che le ultime due prima della Raggi avessero grandi difetti. Ricordiamoci anche che sono già giunte comunali che avevano meno risorse finanziarie, economiche, di produzione, quindi è più difficile, se hai meno soldi, amministrare bene una città. Ma io penso che quello che oggi ci dovrebbe preoccupare molto è la scarsa competenza. Io voglio che le persone che mi governano abbiano delle competenze, abbiano studiato, abbiano letto tre libri e continuino a farlo. Io non voglio l'ignoranza al potere, e non significa essere a favore delle elite. Non credete a queste stupidaggini, che sono veramente delle stupidaggini, ed è pericolosissimo. Cioè, se il popolo e i rappresentanti del popolo sono quelli che inneggiano e combattono la competenza, io penso che andremo dritti verso un precipizio. Questo è chiarissimo. Perché vedete, Di Maio è un bravissimo ragazzo, io non ho niente contro i giovani, ovviamente, ci mancherebbe altro. Non ho niente contro il fatto che in politica si possa mettere un ragazzo che nel suo curriculum ha la scuola superiore e poi ha venduto le bibite in uno stadio. Ma non penso che questo sia, e siano questi dei requisiti per fare il ministro dell'economia, del lavoro e dello sviluppo economico, non dell'economia, e il vice premier. Penso che fare queste due cose insieme richieda grande esperienza, grande capacità, grande formazione. Poi,
Alto Adige, la Chiesa era da una parte molto preoccupata, cercava insomma di giocare un ruolo di controllo da una parte e di cercava di sedare gli animi, cercava di fare la Chiesa ha sempre fatto anche politica e continua a farla anche oggi. Poi mi chiedeva Luigi se il bilinguismo è osservato in Alto Adige. Beh, il bilinguismo è imposto da una legge in Alto Adige, quindi se si vuole occupare una posizione pubblica bisogna avere il cosiddetto patentino, quindi bisogna essere bilingui, e per fortuna nella mia generazione i miei amici di lingua italiana quasi nessuno sapeva il tedesco, anche perché magari i genitori erano stati più filofascisti eccetera eccetera, quindi insomma no, qui siamo in Alto Adige, si deve parlare italiano. Per fortuna oggi le giovani generazioni sono molto diverse. Oggi succede, si rischia che succeda un po' il contrario, che alcuni giovani sudtirolesi non sappiano più tanto bene l'italiano perché sono rimasti un po' indietro, ma insomma diciamo che in generale continuiamo ad andare avanti e non lo sanno nemmeno l'italiano, ecco. Poi Maria Rita, figlia di una bolzanina. Allora, lei immagino che la sua domanda fosse se oggi l'Europa non è un'Europa matrigna, quella che costringe l'Italia, perché lei ha parlato di guerra economica, all'Italia, non è tanto una guerra economica all'Italia. Guardate, so che si fa fatica a spiegarlo e a capirlo, ma non è l'Europa che ha prodotto il debito pubblico italiano, siamo noi gli italiani che abbiamo accumulato questo enorme debito pubblico. Non è il signor Spread che, siccome è cattivo e ha deciso di punire il governo giallo-verde, fa schizzare lo spread a 500 punti, se arriviamo a 500 punti saremo finiti e sarà una catastrofe, io penso, se andiamo avanti così. Quindi ognuno si deve assumere un po' le proprie responsabilità. Poi che diciamo alcuni paesi dell'Unione Europea siano magari un po', abbiano un po' qualche pregiudizio nei confronti di alcuni paesi del Sud Europa, questo è anche vero. Ma vi chiedo, se voi foste un cittadino tedesco o olandese o anche francese e vi dicessero adesso mettiamo in comune tutti i debiti di tutti i paesi che appartengono all'Unione Europea e pazienza se poi, ecco, per esempio gli italiani hanno un tasso di corruzione così alto, hanno un debito non compatibile con le regole che ci siamo dati, perché non scordiamoci che quando Salvini e Di Maio tuonano contro l'Europa, e sarà questo, voi vedrete nei prossimi mesi, la più grande arma della campagna elettorale, della propaganda italiana, siccome non riusciranno a fare, io credo e temo, quasi niente di quello che hanno promesso in campagna elettorale, né il reddito di cittadinanza, né la quota 100 delle pensioni, perché che ne dica Salvini, l'ho chiesto io quando è venuto da me 10 giorni fa, se c'erano delle penalizzazioni qualora uno a quota 100 andava in pensione, mentre invece ci sono. E diciamo che tutta questa manovra economica è ancora una grande incognita, perché devono ancora scrivere tutti i dettagli, le leggi collegate eccetera eccetera, quindi non arriverà niente prima delle europee, io temo. E perché lo temo? Tu dici per fortuna, io lo temo perché questo significa che si concentreranno ancora di più sull'Europa e contro l'Europa, perché allora sarà tutto colpa dell'Europa. Ma non siamo così sciocchi, no? Da non capire che l'Europa ha un pezzetto di responsabilità e che le regole europee sono state decise da tutti i 20, ormai siamo 27 paesi insieme, ci siamo dati delle regole. Poi alcune regole vanno cambiate, si vogliono cambiare, benissimo, però intanto cerchiamo di mettere ordine a casa nostra e di essere a posto con i conti pubblici, cosa che non sta accadendo questo oggi in Italia. Quindi prevedo
una battaglia infuocata e io vi prego, andate a votare per le elezioni europee e cerchiamo di volere un po' più di bene a questa Europa, questa costruzione faticosa. È faticoso mettere insieme 27 paesi. La Gran Bretagna, eravamo 28, siamo rimasti 27 perché, come sapete, la Gran Bretagna ha votato a favore dell'uscita del paese dall'Unione Europea. Guardate cosa sta succedendo in quel paese. Guardate l'irresponsabilità dei leader politici britannici che hanno chiesto un referendum sull'Europa. Cameron, l'ex leader conservatore, era sicuro, io lo so perché l'ho incontrato in quel periodo, era sicurissimo di vincere il referendum, era sicurissimo che non i britannici non avrebbero mai scelto di uscire dall'Europa. E invece la storia ha preso un'altra direzione. E non scordatevi mai che in Gran Bretagna i Brexiteers, quindi quelli che erano a favore di Brexit, dell'uscita della Gran Bretagna dall'UE, hanno fatto una campagna propagandistica elettorale tutta incentrata sull'immigrazione e sono state raccontate una serie di balle spaziali, di bufale, di fake news. Ne ricordo solo una: a un certo punto Farage, il leader indipendentista degli UKIP, ha raccontato ai suoi elettori che se la Gran Bretagna usciva finalmente da questa orribile Unione Europea sarebbero stati a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale inglese 320 miliardi di sterline a settimana. Ovviamente non era vero assolutamente nulla, e però tanta gente ha creduto a questa e a tante altre bugie. Quindi cerchiamo anche di prendere con senso critico, di leggere con senso critico alcune informazioni che ci danno i politici, che appunto, come racconto anche in inganno, la propaganda, la prima vittima è la verità, non solo delle guerre ma anche delle propagande. Poi che altro vi volevo dire? La differenza tra Adige e Roma. Sì, io non penso, la signora che ha detto sì, che bisognerebbe vedere, in Alto Adige noi rispettiamo l'ambiente ed è una, diciamo, una provincia anche pulita e ordinata e tutelata, perché lì ci sono sempre stati sudtirolesi. No, vi posso dire che c'è stata una fortissima immigrazione in questi ultimi anni recenti in Alto Adige, soprattutto musulmana, marocchina, ma anche dell'Europa dell'Est. Se lei con questo voleva insinuare che a Roma la città fa schifo perché abbiamo tanti immigrati che ciondolano e che lasciano in giro le cartacce per i parchi e per la città, un po' sarà vero questo, ma le assicuro, è tanto e troppo vero che sono i cittadini di questa città che sono i civili, innanzitutto. Ultima cosa, gli attacchi ai giornalisti, sì, io sarei, posso scegliere, posso essere una puttana, posso essere una pendivendola, oppure posso essere una sciacalla. Allora guardate, io non trovo che ci sia nulla di nuovo in questi attacchi, perché ogni volta che il potere viene criticato si sente attaccato e quindi reagisce con virulenza contro un giornalismo critico. Peraltro nel nostro codice deontologico noi dobbiamo essere critici con chi è al potere, perché dovremmo controllare il potere. La differenza rispetto ad altri, non so, io faccio da 10 anni, 8 e mezzo, e sono stata attaccata e criticata per essere di volta in volta anti-berlusconiana, anti-renziana, filo-grillina, anti-grillina, insomma, quindi tutti questi attacchi, siccome arrivano da tutte le parti, vanno bene così. Ma quello che credo vada detto con grande chiarezza è che ai politici e a chi rappresenta i cittadini e le istituzioni di un paese non deve essere consentito l'insulto. L'insulto non è mai consentito, perché vuol dire utilizzare le parole come delle armi. In italiano si direbbe come delle pietre.
In inglese si dice come delle armi, e i politici rappresentanti del popolo questo non lo possono fare. Questa è la mia opinione. E per il resto io personalmente continuerò a cercare, a provare di fare le pulci a chi ci governa, a chi ha il potere, perché questo fa parte dei miei doveri. Grazie. Grazie. Lascerò ancora una domanda, ma penso che ormai è tardi. Dobbiamo fare il firmacopia. Allora.